Buon pomeriggio, miei cari ragazzi, ed eccoci qui con la nostra nuova lezione di arte. Oggi parleremo del dadaismo. Il dadaismo è stata una corrente d'avanguardia, quindi si è sviluppata nei primi anni del Novecento e tra tutte le avanguardie è sicuramente la più originale. Il dadaismo ha una data di nascita ben precisa, nel 1916, e anche una data di fine ben precisa, che è il 1919. Nacque a Zurigo, in Svizzera, negli anni della Prima Guerra Mondiale, ora vedremo perché, ma ebbe anche degli echi di risonanza molto importanti, negli Stati Uniti, precisamente a New York, e poi in Germania e in Francia. E coloro che aderirono al dadaismo però non furono soltanto artisti intesi nel senso tradizionale del termine, cioè per quello che riguarda la nostra materia, non erano soltanto scultori o pittori, ma c'erano anche poeti, scrittori, drammaturghi teatrali, registi e attori. Gli esponenti di spicco furono il poeta Tristan Tzara e poi gli artisti Michel Duchamp, Man Ray, che è americano, e Francis Picabia. Il dadaismo fu un movimento artistico di protesta. Nacque intorno agli anni della Prima Guerra Mondiale, proprio come movimento di ribellione degli artisti di varie parti d'Europa contro ogni regola precostituita della società borghese, che loro ritenevano colpevole di aver in un certo senso soffocato la libertà dell'individuo con le sue leggi opprimenti. Va ricordata una cosa, la Svizzera è stato un paese neutrale, oltre ad essere un paese pacifista, sia nel secondo ma anche e soprattutto nel primo conflitto mondiale. E questo permise a molti profughi, a molti rifugiati di trovare asilo in territorio svizzero, e fu proprio quello che successe agli artisti che diedero vita al movimento del dadaismo, che fu fondato nel 1906. Quando venne aperto, lo vedete qui nella foto, questo caffè letterario che si chiama Cabaret Voltaire. E all'interno di questo caffè letterario gli artisti si scambiavano opinioni, avevano modo di sperimentare, avevano anche una sala dove esporre le proprie opere, leggere le proprie poesie e mettere in scena i propri spettacoli teatrali. Il movimento dadaista è un movimento, l'ho messo qui bello in evidenza, rivoluzionario e ribelle. Perché? Perché andava contro tutto quello che riguardava un concetto di arte precostituito. È un movimento artistico che, anche se ebbe durata molto molto breve, rivoluzionò per sempre il mondo dell'arte, e da quel momento in poi si segna un punto di non ritorno. L'arte cambia per sempre perché mette al centro di tutto non l'abilità, la manualità, la capacità tecnica dell'artista, ma la sua originalità, la sua ingegnosità, la sua capacità di essere fantasioso, originale, ma anche ironico e beffardo. Cioè, è l'arte della totale libertà di espressione, e come venne declamato dallo stesso Tristan Tzara, autore del manifesto del movimento dadaista, l'arte non deve essere per forza una cosa seria, l'arte può anche essere una presa in giro, perché l'arte non deve essere per forza qualcosa che abbia un senso, e per fare ciò occorre che l'artista ritorni un po' bambino. E difatti è proprio al mondo dell'infanzia che si ispirano i dadaisti, soprattutto per la scelta del nome. Ci sono delle correnti contrastanti a tal proposito, perché alcuni storici, critici dell'arte, ritengono che il nome Dada non significhi assolutamente nulla,
che ricordi i balbettii emessi dai bambini piccoli, dai neonati, quando magari indicano un oggetto e non sanno ancora pronunciare i nomi, che fanno proprio quel verso che è da 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 da, se magari avrete fratellini, sorelline o cuginetti piccoli, li avrete sentiti parlare certamente in questo modo. Secondo altri storici dell'arte, invece, questo termine fu trovato dagli artisti dadaisti quando ancora non riuscivano a darsi un nome, aprendo a caso un vocabolario di lingua francese, scegliendo proprio questo termine dada, che in francese significa cavalluccio a dondolo. In ogni caso, qualunque sia la verità, purtroppo temo che non la sapremo mai. Fatto sta che, insomma, entrambi i significati richiamano al magico mondo dell'infanzia, che è il mondo della spensieratezza, è il mondo della spontaneità, è il mondo nel quale i bambini se ne infischiano delle regole, tra virgolette, borghesi, delle etichette. I bambini sono spontanei e di fatto l'obiettivo dei dadaisti, degli artisti appartenenti a questo gruppo, era proprio quello di tornare alla spontaneità dei bambini, perché dada può significare tutto, ma di fatto non significa nulla. La vera rivoluzione dei dadaisti sta nel fatto che le loro opere d'arte non sono generate da uno studio, non sono frutto di una tecnica, ma sono generate dall'imprevisto, dal caso, dal nonsenso. Loro non copiano la realtà come facevano i pittori delle accademie che si mettevano davanti a una tela dopo aver a lungo studiato le tecniche del disegno e riproducevano gli alberi, i paesaggi, i fiori o i ritratti. Loro reinventano il modo di fare arte. Un esempio tipico di questa reinvenzione è questo ferro da stiro che vedete qui in questa fotografia, che è un'opera d'arte realizzata dall'americano Man Ray nel 1921, quindi quando già la spinta propulsiva del dadaismo si era andata ampiamente ad esaurire. Lui cosa fa? Prende un ferro da stiro come quelli che insomma ci si utilizzavano all'epoca, molto diversi da quelli nostri che oggi sono a vapore, e gli piantò dei chiodi di ferro. Li vedete qui, una lunga fila di chiodi di ferro. Ora, la forma del ferro da stiro è chiaramente riconoscibile, ma di fatto questi chiodi ne stravolgono la sua funzione originaria. Di conseguenza, lui ha creato da questo ferro da stiro con i chiodi una sorta di scultura. Quindi noi siamo invitati a osservarla non come un oggetto destrutturato, denaturato, privato della sua funzione, ma come un oggetto da ammirare nella sua forma estetica, perché per i dadaisti era importante l'estetica. Altra cosa importante è questo regalo, questo ferro da stiro che lui intitolò Regalo. È un'opera d'arte che lui ha replicato tantissime volte ed è la prima volta che questo succede in arte, perché la bellezza di un'opera d'arte fino a quel momento era il fatto che un artista realizzasse, non so, una tela, un dipinto, una palla d'altare, ma anche una scultura, ma per quanto potesse replicarla non sarebbe stata mai identica a quella precedente. Mentre con il dadaismo questo concetto artistico decade e si apre la strada a nuove sperimentazioni artistiche. Passiamo ora a parlare di Marcel Duchamp. Marcel Duchamp è l'artista, a mio avviso, più rappresentativo del movimento Dada. E le sue opere sono buffe, ironiche, provocatorie, sono un po' una presa in giro dell'arte tradizionale. Ma soprattutto Marcel Duchamp è importante perché inventa il ready-made. Cosa significa ready-made? Ready-made significa già fatto. E sta a indicare un oggetto di uso comune che è prelevato dal suo contesto abituale, posto sotto una nuova luce, diventa un'opera d'arte. Vi faccio un esempio: questa è un'opera famosissima dei primi anni 20, realizzata da Duchamp, che si intitola Ruota di bicicletta. Cosa ha fatto lui? Ha smontato una ruota di bicicletta, l'ha fissata su uno sgabello e ta-da! Ha presentato la sua opera d'arte. Come? Ha tolto la ruota di bicicletta ha smontato la ruota di bicicletta dalla bicicletta, quindi l'ha decontestualizzata.
e l'ha posta al centro dell'osservazione dell'osservatore, invitandolo a guardare la bellezza di questo oggetto, che quindi diventa un'opera d'arte, un oggetto estetico da ammirare, da guardare. E facendo ciò, Duchamp ha spogliato l'artista della sua funzione storica, cioè era tale dalla notte dei tempi, perché l'artista non è più chi padroneggia una tecnica. Chiunque può essere un artista, anche un bambino può essere un artista, perché sa proporre nuove forme espressive. Ora, in questa slide, che è l'ultima delle nostre slide, vi presento due opere molto molto divertenti di Marcel Duchamp, che sono un ready-made e un ready-made rettificato. Il primo, questo qua ready-made, si intitola Fontana del 1917, anche se anche questo è stato replicato più volte, ed è un gabinetto, è un urinatoio maschile che lui pone insomma, sotto i riflettori e invita l'osservatore ad ammirarne la forma estetica, il gioco della ceramica, gli dà questo nome che non si capisce perfettamente. Cosa significhi? Perché Mut era una delle ditte che produceva questo tipo di ceramiche, ma era anche un personaggio dei fumetti dell'epoca. Quindi anche qui questo aspetto un po' giocoso, un po' vago. E poi il celeberrimo ready-made rettificato LHOOQ del 1919, dove lui ripropone la Gioconda, il celeberrimo ritratto di Madonna Lisa Gherardini di Leonardo da Vinci, ma come ce la ripropone? Ce la ripropone disegnandole la barba e i baffi. Quindi questo è chiaramente una presa in giro dell'arte tradizionale, specchio di una società borghese che secondo i dadaisti ha fallito tutto. Infatti c'è da dire che dietro questo aspetto un po' ironico, gioioso, beffardo e dissacratorio dell'arte dadaista, c'è un aspetto molto 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 profondo che rivela la sensibilità di questi artisti che chiaramente vivevano un periodo drammatico della loro esistenza e dell'esistenza dell'intero continente europeo, che era la Prima Guerra Mondiale, e loro però rispondevano a tutto questo con l'ironia, con una risata, e perciò anche in questo furono rivoluzionari. Ora, io spero tanto che, insomma, approcciarvi al mondo del Dada vi abbia fatto piacere, che abbiate trovato questi argomenti interessanti. Spero anche che qualcuno di voi li presenti in tesina, perché chissà perché quasi mai nessuno lo vuol fare. Io invece trovo che Dada sia molto molto divertente. Noi ci vediamo la prossima settimana, la nostra lezione ci si conclude qui. Un caro abbraccio, ragazzi!